volte ci dimentichiamo, e lo dico in un anno in cui con grande dolore ai nostri figli abbiamo sottratto il diritto alla scuola in presenza, perché nella contemperazione degli interessi, naturalmente l'interesse alla vita viene prima, e quindi è stato necessario per via della pandemia firmare le ordinanze di chiusura delle scuole, ma non dimenticandoci che in questo modo noi firmavamo anche un contratto col quale abbiamo un debito fortissimo verso i nostri figli che dobbiamo pagare, e lo paghiamo soltanto investendo nella scuola e potendo dare scuole efficaci, scuole che siano in contatto col territorio e soprattutto dare al mondo delle imprese lavoratori di domani che sappiano fare il lavoro di cui le imprese hanno bisogno, che questa è la grande scoglio che c'è sempre quando si parla del curriculum scolastico. Chi lo deve scrivere? I professori o le aziende? Sarebbe bene che lo si scrivesse insieme, in modo che ci siano componenti sicuramente che riguardano la formazione della mente, la formazione magari più umanistica, ma che dall'altra parte i curricula dei ragazzi vengano fatti in base a quelle che sono poi le esigenze di chi li deve assumere un domani.